Bravi, 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 grandissimi, grandissimi. Per cosa non lo sapete? Ragazzi, oggi è una giornata memorabile, 2 agosto 2017, Overshoot Day, mai capitato così presto. E alcuni di voi già li vedo che gli dicono: ma cos'è questo Overshoot Day 2017? L'Overshoot Day è praticamente il giorno in cui siamo riusciti finalmente a papparci il mondo intero. Praticamente si calcola che ogni anno la Terra ti mette a disposizione delle risorse rinnovabili e si calcola quando è che andiamo a papparcele. Praticamente, per fare un paragone, è come se ti dicessero: ti diamo lo stipendio e tu più o meno riesci a farlo durare fino al 17 del mese. Ci vuole dell'impegno, ma ci si può riuscire. E come vi dicevo, è un record, perché praticamente da sempre non è mai stato così presto. Abbiamo cominciato più o meno intorno agli anni 70, insomma riuscivamo a finire tutte quante le nostre cosine verso poco prima di Capodanno, ecco, avevamo proprio lì. Invece piano piano, con una certa costanza, con impegno, tutti quanti insieme globalmente siamo riusciti a papparci il mondo in ben soli 7 mesi. È un record, non c'è niente da fare. E come ogni record, ovviamente è un evento da festeggiare. Lontano tutti quanti questi pensieri negativi, tutto questo ecologismo, lontano tutte queste fisime del riscaldamento globale. C'ha ragione Trump, lasciamo perdere. Un paio di esempi così al volo, non lo so, si riscaldano tantissimo i mari. E dov'è il problema? Si è appena staccato un iceberg grande quanto la Mongolia, girerà per i mari, piano piano si scioglie e raffredda i mari. Dov'è il problema? Vedi che la natura è perfetta, vedi, ti viene incontro, ti risolve tutti quanti questi piccoli problemi. Il riscaldamento globale fa venire la siccità, tranquilli, che tanto adesso ad autunno, come al solito, ci becchiamo un po' di inondazioni, un po' di pioggia torrenziali, qualche alluvione, e il bilancio dell'acqua va a posto, poco d'estate e tantissimo in autunno. Dov'è il problema? Tutto quanto si pareggia. Tutte quelle menate allucinanti sul cibo, tipo gli allevamenti intensivi. Gli allevamenti intensivi hanno il loro senso di esistere, sennò come fai a pagare un hamburger 50 centesimi? E vorrei mica che quando vai a fare la gara a ingozzarti di hamburger devi mica sborsare un capitale per farla. Che tutte le culture, la maggior parte, vanno per andare a sfamare queste povere mucche degli allevamenti intensivi. E che vuoi fare? Farle morire di fame? O che c'è il problema che le mucche vengono bombardate di antibiotici, di vaccini, quella cosa. E non so, è facile fare gli animalisti, poi le vuoi lasciare ammalare? Poi, detto tra di noi, alle mucche i vaccini invece vanno benissimo. Oppure tutte quelle storie del tipo: il tonno si sta estinguendo. Vabbè, ci saranno meno latine al supermercato, vuoi mangiare pesce? Vai all'all you can eat, dov'è il problema? Sta roba che c'è troppo cibo che viene sprecato. Allora, primo nel frigo, poi dopo un po' puzza, poi voglio vedere chi è che va a pulire, Poi, se vogliamo risolvere il problema, facciamo un bello OGM, una bella lattughina, un bel acetriolino che non appassiscono mai e siamo a posto. E le case sono troppo riscaldate e c'è il PM10 e usi troppo l'auto e cambi troppo il telefono. Che palle, insomma, voglio dire, adesso poi, perché senza WhatsApp secondo voi si può vivere al giorno d'oggi? O se no anche quella lì, quella della deforestazione. Ragazzi, gli alberi lo sappiamo a che cosa servono, cioè, poi la natura che è così perfetta, se proprio voleva dare un compito più specifico agli alberi, che ne so, ci avrebbe messo su un ripetitore wifi, mica quella roba inutile di stare lì anidride carbonica, ossigeno, vuol dire che cazzo te ne fai dell'ossigeno al giorno d'oggi? Noi andiamo avanti nella nostra missione, che è un po' tipo Man vs Food, solo che in questo caso è Man vs il pianeta. E abbiamo vinto anche questa volta. Come vedete, ragazzi, non c'è assolutamente nessun problema, a tutto c'è una soluzione, e se poi comunque fosse c'è tempo per pensarci, ci penserà qualcun altro, ma sì. Però mi raccomando, concentrati, belli lì agonistici, perché abbiamo fatto fuori il 2017, però indovinate un po', dopo il 2017 c'è il 2018 e vi voglio sul pezzo, perché possiamo farcela l'anno prossimo. A questo punto l'Overshoot Day possiamo farlo cadere a luglio. So che può spaventarvi, so che può essere un'impresa difficile, ma ce la possiamo fare, perché alla prova dei fatti tutto quello che dobbiamo fare per riuscirci è semplicemente continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso, che è la cosa che ci viene meglio.
È una questione mentale, devi rimanere focalizzato. Rimani focalizzato sul tuo talent show preferito. Controlla sempre, mi raccomando, quanti sono i giga che ti sono rimasti e qual è quella dell'offerta migliore che puoi avere. Non cominciamo a preoccuparci di cose gigantesche, i problemi. Al limite ci pensa la politica e poi soprattutto mi raccomando che siano problemi lasciamo che continuino a litigare come dei ragazzini su quelle cazzatine lì, su quelle cose eccetera eccetera, perché oltretutto così ci aiutano, noi continuiamo a vederli litigare e noi andiamo avanti a pensare che quelle siano cose importanti e questo ci aiuta a rimanere concentrati sul nostro obiettivo. E mi raccomando, se per caso a un certo punto vacilli, se un attimino hai un po' un'indecisione e ci cominci a ripensare, non ti preoccupare, c'è una cura che è fantastica per tutti questi problemi, si chiama shopping. Vai a comprare qualcosa di inutile, vai a cambiare una cosa che hai già, soddisfa il tuo ego con una cosa di cui non hai bisogno. Fantastico! E se proprio ci viene voglia di evadere, di prenderci un attimino una pausa da questa faticosa concentrazione agonistica, un bel paio di siti di bufale, quattro cazzate tra scie chimiche e altre cose, tranquilli. Quelli vi tengono la testa ancora più occupata a occuparvi di cose che non c'entrano assolutamente niente, che non valgono assolutamente un tubo, e quindi rimarrete sempre lì nel vostro bel binario e riusciremo tutti insieme, tutti collettivamente, a non fare niente per cambiare la situazione e a trovarci finalmente 2018 luglio, Overshoot Day mai visto prima. E poi, come tutte le specie nel pianeta, anche noi abbiamo il diritto di seguire quella che è la nostra natura alla fine. E se questa fosse anche l'autodistruzione, chi te la devi prendere? Ci hanno fatto così, siamo fatti così. Alla fine il nome di questo gioco è un po' così, è un po' manda al mondo a puttane. E la cosa fantastica è che siamo nati per vincere questo gioco, quindi ci basta continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto, ci basta continuare a pensare come abbiamo sempre pensato, ci basta continuare a ignorare quello che abbiamo sempre ignorato. Io ci credo fermamente, è il nostro destino, per questo io sono pronto.